Buongiorno a tutti. In questo video volevo parlare brevemente di quella che è la cosiddetta leggenda dell'imposizione del velo e leggenda della lapidazione. In realtà nell'Islam non esiste nessuna lapidazione perché le leggi teocratiche, le cosiddette leggi teocratiche islamiche, ovvero la Sharia, come previsto nel versetto 2 della Sura 24 del Corano, non prevede nessuna lapidazione per le adultere. Si tratta in realtà di usi tribali. Un'altra leggenda che volevo sfatare e che sfaterò più tardi con dei video precisi è quella dell'imposizione del niqab, del burqa o del velo. In realtà, se noi andiamo nei paesi islamici, vediamo molte donne vestite all'europea. Certo, con vestiti che noi magari non vedremo minigonne, ma vedremo donne al ginocchio, ma d'altronde anche le testimoni di Geova adottano questo abbigliamento. Quindi, in poche parole, si tratta di leggende, di storie costruite ad arte. Le donne che vogliono indossare il velo, di solito, non indossano il burqa. Non c'è tutta questa grande diffusione di burqa e niqab, ma indossano semplicemente un foulard o il niqab. O semplicemente questo tipo di bandana che vedete che ho perché torno dall'orto dove c'è il sole forte e mi devo riparare, non per motivi religiosi o altro. Quindi, in poche parole, si tratta di leggende, di miti costruiti dall'Occidente. Quando una donna nell'Islam indossa il velo, non lo fa perché è sottomessa all'uomo, ma lo fa per libera scelta perché si sottomette a Dio. D'altronde, anche nel cristianesimo, ricordiamo per esempio gli Amish, le donne Amish, o ricordiamo le cristiane ottenite, oppure anche nella Chiesa cattolica o nella Chiesa ortodossa, le donne indossano il velo quando entrano in chiesa. Quindi si tratta di leggende e di storie costruite ad arte per screditare l'Islam. Io, da cristiana del Crislam, mi sento di difendere l'Islam a cui sono vicina. Quindi non credete a quello che vi dicono. Se andassi in un paese musulmano vestita così, nessuno mi direbbe nulla. Quindi, questo per farvi capire. Con questo è tutto, vi saluto.